Ok, buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato a essere qui, insomma, a tenere questo incontro, questa lezione, a raccontare, diciamo meglio, insomma, le mie esperienze in campo di mappe, di cartografie applicate alla professione della pianificazione territoriale, soprattutto della progettazione. E come, insomma, penso avete capito, tanto con quasi tutti di voi ci siamo già visti anche in altre lezioni, perché sono anche venuto, insomma, come discente le altre volte e tornerò. E non sono esattamente un professore di quelli tipici, non insegno da nessuna parte, quindi perdonate anche un po' l'approccio meno didattico. Però sicuramente, insomma, così come abbiamo spesso parlato anche negli altri incontri, avrò da raccontarvi almeno due o tre cose. Adesso entriamo nel merito di un certo interesse per chi si approccia al mondo della cartografia in generale, all'utilizzo delle mappe. Diciamo, che oggi come oggi i supporti cartografici, le mappe in generale possono servire da un lato per costruire una visione di un territorio, sto parlando di mappe territoriali soprattutto, Poi il concetto delle mappe mentali è un po', l'abbiamo già affrontato, l'avete già affrontato in altri incontri, e lo teniamo per adesso un po' staccato. Siamo sulle mappe in senso un po' più classico del termine, quindi di mappe di territorio, però anche lì c'è da distinguere una mappa che serve. Ponendo lo sguardo all'utilizzo della mappa, principalmente sono due. La mappa può servire o per orientarsi, quindi è un'operazione di riduzione e astrazione del territorio che serve per fare comunicazione tra chi lo conosce bene e quindi ha costruito quella riduzione, ha costruito quella mappa, e chi invece non lo conosce, tramite quella mappa si deve orientare. È da lì un po' che nasce tutto il senso di una mappa, di un disegno, di un'astrazione di un territorio. E questo è un aspetto che forse avete già visto e che conoscete. E invece l'altra cosa che chiaramente a questa è ancorata ed è collegata, è invece riuscire a immaginare magari quello stesso territorio, o comunque il territorio di riferimento, in trasformazione. Come attraverso sempre un'operazione di riduzione e di astrazione del territorio, perché altro non è, si può però immaginare qual è la visione futura di quel territorio. Ed ecco perché, che è, diciamo, una forma sintetica che è stata assegnata non da me, da qualcuno di voi, alla giornata di oggi, è quella di progettare con le mappe. Le parole chiave sono queste. Ecco perché, diciamo, l'apporto probabilmente delle mie esperienze, quello che posso raccontarvi, è tutto concentrato maggiormente su questo secondo aspetto, su come le visioni di territorio, sia nel senso dell'analisi dei fenomeni che avvengono sul territorio e quindi che vanno raccontati per essere poi l'oggetto di progettazioni future, sia in senso stretto del progetto sul territorio, può essere fatto e deve essere fatto molto spesso attraverso l'utilizzo di mappe. In questo caso sì, nella terminologia più complessa che possa esistere oggi, che avete sviscerato almeno nel secondo incontro molto bene. Da quello che ho modo di ricordare io. Quindi partiamo da mappe di tipo tecnico che fanno una ricognizione molto esatta del territorio e su cui proviamo a descrivere dei fenomeni precisi che servono appunto come analisi, come ricognizione di quello che avviene sul territorio e quindi come base progettuale, come strato informativo. Anche questo è un termine che avete già sentito e che ha molto a che fare con alcune delle cose che vi dirò io tra un po'. E sino ad arrivare poi invece a mappe con un maggior grado di astrazione, che assomigliano molto più a degli schizzi, a dei disegni, a delle indicazioni
di progetto. Quindi principalmente io volevo parlarvi di tre cose. Possiamo decidere insieme come affrontarle nell'ordine che più vi interessa e quanto spazio, diciamo, dedicare all'una e all'altra. Quindi io ve le accenno, ve le introduco e poi decidiamo insieme, anche perché poi mi fermo un attimo e vorrei ascoltare invece, anche se con molti di voi ci conosciamo, o chi siete e cosa fate in generale. Quindi le tre cose sono queste. La prima, mappa aperta, web gestione interattivo per il governo del territorio. Questo forse è il motivo vero per cui sono qui, il fatto per cui Giovanni Pugliese mi ha chiesto di intervenire è la cosa principale che forse dovrei raccontare. E che cos'è? È un WebGIS, un termine che sicuramente conoscete, ne avete visti di tanti, ha una forte componente tecnica, o ha cercato di avere, diciamo così, perché innanzitutto è un progetto vinto con un principio attivi, fatto insieme a una realtà costituita all'occasione, adesso vi racconto anche quello, perché insomma anche le storie che stanno dietro ai luoghi, alle mappe sono importanti. Però soprattutto che cos'è Mappaperta come piattaforma? È un WebGIS interattivo, quindi è un WebGIS che ha le tipiche caratteristiche del WebGIS, quindi fa vedere delle informazioni, dei dati geografici, però prova a farlo aggiungendo una forte componente di apertura, di dialogo con il lato custom, diciamo, quindi con chi è collegato in remoto, con chiunque si può collegare in remoto. In che modo però? Ancorato, e questo ricade sempre nel grande tema, progettare con le mappe, ancorato, quasi legato dentro un percorso di politica pubblica vera e propria, quindi che un ente locale, un qualsiasi decisore pubblico ha lanciato e che vuole portare avanti in maniera quanto più condivisa con la propria comunità di riferimento. Quindi nel caso che vedremo, nello specifico, che è l'ultimo dei quattro progetti che poi ha seguito Mappaperta, è la politica pubblica urbanistica per eccellenza, che è un piano, quelli che prima si chiamava piano regolatore, piano urbanistico generale, il cui avvio, la cui redazione è stato in parte anticipato e adesso invece è accompagnato da questa infrastruttura WebGIS. Già ho detto tanto, tutte le cose di cui io vi parlerò dei progetti. Perché è quello che faccio, vi parlerò dei territori, vi parlerò delle realtà, chiaramente mostrandovi le mappe. Non vi parlo delle mappe stesse, perché insomma sarebbe un po' ridondante, però se avete voglia, cioè, mi bloccate e mi fate la domanda su delle cose importanti. La seconda invece è di nuovo il nome di un progetto, Melpilight, e poi specifica, una ricerca socio-territoriale e rappresentazione cartografica. Perché questi due termini che mi è piaciuto mettere insieme e su cui lavoro spesso? Però ho detto di proposito lavoriamo perché faccio riferimento a un'altra realtà, un altro gruppo progettuale che forse qualcuno di voi già conosce, si chiama Città Fertile, e che fa in realtà la stessa cosa che vuole fare Mappaperta sul web, Città Fertile la fa nella realtà, cioè prova ad accompagnare le politiche di cittadinanza attiva, sempre ancorate a momenti ben precisi di pianificazione o di trasformazione del territorio, di rigenerazione, si dice adesso, usando un termine non a caso, che fa riferimento a una visione ben precisa di come la trasformazione può avvenire, e partendo però da che cosa? Dai momenti di analisi del territorio che siano quanto più allargati possibili e per fare quel momento di condivisione e di contaminazione con la popolazione, c'è bisogno di lavorare molto sui linguaggi visuali e quindi le mappe di nuovo sono centrali. Vi mostrerò un'altra. Qui non vi mostrerò solo Melpilight, che è un'esperienza che abbiamo appena finito nel comune di Melpignano, in provincia di Lecce, ma anche delle altre cose simili per raccontarvi però sempre lo stesso concetto, come il linguaggio visivo e la mappa possono essere utilizzate come elemento di dialogo tra i cittadini e i decisori pubblici e
tecnici soprattutto nel nostro caso. L'ultima cosa invece, forse quella un po' più tecnica, in cui l'avete già capito, io mi occupo di pianificazione territoriale, di urbanistica, però provo a farla nella, diciamo, attraverso delle forme di inclusione sociale, si dice progettazione partecipata, insomma urbanistica partecipata, spesso mi dicono tu ti occupi di partecipazione, non è proprio così, perché sarebbe veramente molto, diciamo, una cosa un po' larga. Io mi occupo, cerco di fare il mio lavoro, la mia professione, quindi l'urbanistica, in maniera partecipata, e questo forse è un po' più la sintesi. E i primi due argomenti in generale sono degli argomenti che prendono molto da questa visione, dal cercare di costruire delle visioni condivise con gli abitanti, con la comunità di riferimento. La terza un po' meno, però è allo stesso tempo molto interessante, si sposta molto di più, ed è figlia comunque di una di queste esperienze, si sposta molto di più su una competenza tecnica. Aprirò in questo caso un GIS vero e proprio, se ne avete voglia poi cerchiamo di capire, e attraverso proprio la visualizzazione di tantissimi strati informativi, questa è la potenza del GIS, no? Tiene insieme in un istante, riesce a sintetizzare molti strati informativi l'uno sull'altro, e ti permette, io perché uso il termine dinamiche, ti permette di utilizzare questi strati informativi, che poi sono anche delle mappe, no? Sono dei layer che tu vedi uno sopra l'altro, sovrapposti, con delle informazioni su fenomeni ben precisi, di utilizzarli non solo per analizzare e per comprendere, ma anche per scegliere, per capire in che direzione indirizzare le trasformazioni e le pianificazioni, che sono diverse, no? Una agisce sul progetto, l'altra agisce sulle regole del luogo, del territorio in esame. Ecco quindi che la mappa non è più fine a se stessa, io non vado a disegnare una mappa, magari l'output, l'editing non lo faccio nemmeno più, a me serve il GIS per incastrare una serie di dati e poi scegliere. E questo effettivamente mi è successo. Il caso che vedremo è quello di individuare un percorso ciclabile tra le diverse alternative, e con una serie infinita di opzioni possibili, ma soprattutto di indicazioni a monte, e quindi alla fine io ho trovato utile, semplicemente per dialogare con le pubbliche amministrazioni, montare un database in GIS e farlo visualizzare. Quindi è una mappa dinamica che non è fine a se stessa, non c'è nemmeno stato un output, magari ci sarà, insomma, sicuramente se dobbiamo passare in una fase progettuale. Io vi mostro tutti dei lavori in corso, quindi sono sempre un po' incompleti, un po' da finire, però sono quelli più recenti. E quindi questa è la terza cosa. Ci tengo a dire che per tutti e tre questi argomenti, e in generale per tutto quello che vi mostrerò, io sono qui a raccontarveli, però dietro c'è il lavoro che non è solo mio, è spesso un lavoro di gruppo, è un lavoro in cui il risultato che poi vedremo che è stato ottenuto non è possibile se ci lavora una sola persona, è un risultato in cui ci sono diverse professioni a confronto che vengono sempre, diciamo, intessersi l'una sull'altra. E quindi sicuramente l'esperienza di Mappa Aperta, devo ringraziare le altre persone che con me fanno parte di Mappa Aperta, che vengono a competenza molto più informatica, che sono Mauro e Alessio, e poi molte delle altre esperienze di cui vi mostrerò qualcosa, invece ringrazio l'altro gruppo di lavoro con cui lavoro spesso, che invece si chiama Città Fertile, e quindi tutti questi sono un po' tanti: Livianna, Francesca, Fedele, Fabio, Gigi e Graziana. Va bene. Niente, quindi mi dite chi siete voi, che fate, e poi scegliamo da dove partire. O non vi va? Vai. Sì, sei forse l'unica faccia che non ho mai visto, quindi sono più curioso. Devi ripetere tutto, ti do una notizia. Allora, salve a tutti, mi chiamo Alessandro Campanella, sono uno studente del Politecnico di Bari, studio ingegneria per l'ambiente e il territorio presso appunto la sede di Bari. Sono fortemente interessato agli argomenti trattati in questo incontro in particolare,
proprio perché vorrei approfondire la tematica, diciamo, della pianificazione territoriale attraverso appunto la rappresentazione, attraverso il mapping. Lo ritengo un argomento assolutamente interessante, per questo sono qui. Ok, grazie. Voi volete dire due cose? Vabbè, noi ci conosciamo già. Io sono Francesca e faccio parte dello studio associato Progettisti per la Comunicazione che ha voluto questo laboratorio. In particolare io nello studio mi occupo dei contenuti, quindi scrivo. Ok. Ciao, mi chiamo Daniela. Ci siamo già visti. Sì, sì, infatti. Niente, io sono laureata in Economia e Management del Turismo, quindi più l'ambito turistico. Mi interessa questo modo di rappresentare, no, il territorio in ambito turistico, diciamo. Ok. Sì. Sì, ve l'ho chiesto. Ciao, quindi, io sono Ilaria, probabilmente sono la meno tecnica qua dentro perché mi occupo di teatro, quindi cosa c'entra la mappa col teatro? In realtà nell'ultimo anno, avendo vinto un bando di principi attivi, ci siamo occupati della famosa progettazione partecipata, okay. Quindi con Rino ci siamo già visti e già confrontati su alcune tematiche. Nello specifico mi interessa l'argomento non tanto dal punto di vista della tecnico, no? Di come si costruisce una mappa, perché per me è veramente troppo oltre quello che io quelle che sono le mie conoscenze, però mi interessa sicuramente intanto mi interessano i racconti delle esperienze che voi avete avuto rispetto all'incontro con i cittadini, l'incontro con il territorio, come questo incontro poi si sia sviluppato, quali sono stati gli strumenti proprio di comunicazione e di mediazione tra cittadino e soprattutto pubblica amministrazione. Perfetto, grazie. Vabbè, tanto. Sì. Io sono Vincenzo, vabbè, ci siamo ci conosciamo, è vero. Faccio parte del gruppo insieme a Francesca, Maria Domenica, Andrea e Giuseppe, dei progettisti che appunto hanno ideato il laboratorio insieme ai ragazzi della Ciclo Officina. Io mi occupo nello specifico, sono la parte progettuale grafica, diciamo, e quindi sì, io sono il grafico. E niente, passo la parola a Daniele. Mi serve un po' per sapere anche come sì, testare poi le cose che dirò sempre quelle, non è che... Io mi chiamo Andrea, faccio parte di PPRC Associati che ha organizzato il laboratorio. Nello studio io mi occupo di sviluppo web e anche un po'. Abbiamo provato a usare le API di Google per fare delle piccole cose legate a itinerari ciclabili. Uh-huh. Ho usato anche i servizi territoriali della Regione Puglia per consultare le mappe della regione, insomma. Ok. Ciao. Sì, io ho introdotto, diciamo, quello di cui parlerò oggi e poi ho chiesto gentilmente di presentarvi voi, insomma, anche per fare cose insieme. Siamo obbligati, sì. Microfono, anch'io sono microfonato, è un po' di imbarazzo, ma è così. Allora, io sono Valentina. Che cosa posso dire di me? Mi occupo di comunicazione, di digital PR in particolare. Niente, che cosa volete sapere? Cosa no, va bene, quello che vuoi tu. Guarda. Di tenermi un'ora però, direi che non è il caso. Eravamo qui, stavamo raccontando, vi stavo dicendo insomma le cose che ho preparato. E quindi io le ho introdotte molto brevemente a loro, sono queste tre che si possono vedere qui. E più o meno parliamo di tutte e tre le cose. Oltretutto io devo insomma seguirmi anche nel laboratorio finale perché mi piacerà esserci, e quindi avevamo pensato con il docente del laboratorio finale che ho sentito via Skype qualche giorno fa e con Giovanni parte della lezione di pomeriggio di introdurre alcune delle cose che faremo in quel, spero che venga anche Giovanni insomma per farlo insieme, per introdurre appunto i lavori di quell'ultima due giorni,
e magari per fare l'elenco delle cose che ci servono, in modo tale che poi arriviamo preparati per chi di voi vuole, vorrà esserci, speriamo, insomma, quanti più possibile. E quindi da dove vogliamo partire? Parto dal WebGIS interattivo? Sì. Ditemi voi, eh. Allora, il WebGIS io ve l'ho già fatto vedere, non perché comunque, insomma, per caricare un po' le immagini. Però se volete, senza che io sia molto pesante, vi faccio vedere anche la presentazione. Serve a me per tenere meglio il quadro della situazione, non perdere alcuni pezzi importanti. Questa presentazione era così 2 anni fa, quando il progetto è nato, come vi ho detto. Mappa Aperta è una realtà che è nata grazie al bando di principi attivi. Siamo 3 giovani professionisti, 2, Alessio e Mauro, provengono dal campo dell'informatica, io invece dal campo dell'urbanistica, in parte della cartografia. E l'idea è venuta anche perché già all'epoca, quindi stiamo parlando del 2011, io provavo a occuparmi nella mia professione di pianificazione e o progettazione partecipata con gli abitanti, ed erano sicuramente gli anni in cui iniziava a esserci il termine smart in giro, diciamo, no? Quindi iniziavano le tecnologie e soprattutto il mondo dei database georiferiti ad avere un'applicabilità molto diffusa. E quindi l'idea è stata esattamente quella: andare a prendere questa forma di tecnologia, che per qualche altro motivo io conoscevo un po' da vicino, e anche queste altre 2 persone, chiaramente, che erano sistemisti e programmatori veri e propri, e costruire una piattaforma che aggiungesse, in fin dei conti, questa forse è l'immagine che più di altre sintetizza quello che voleva essere, che poi in parte siamo riusciti a farlo, è stato Mappa Aperta. Voleva essere, da una parte, sia avere le funzionalità tipiche di un qualsiasi sito, quindi mostrare il territorio attraverso delle carte tecniche e i fenomeni che agiscono sul territorio attraverso le carte tecniche. Qui in basso, sulla vostra sinistra, vedete il SIT all'epoca di Regione Puglia, in cui c'è l'uso del suolo di uno stralcio di Puglia, e unire questa funzione con invece la funzione più, diciamo, social, in qualche modo, che ci avvicinasse molto all'aspetto della partecipazione, e con quello che più di tutti è l'aspetto difficile, e su cui forse, insomma, posso anche dire, i risultati ci sarebbe da riflettere, non sono soddisfacenti poi per me, insomma, poi vediamo, l'avevo immaginato un po' così, e qui possiamo avere un tema di discussione magari più interessante con chi si occupa di e chi tra voi si occupa di comunicazione, quello di costruire una cartografia intuitiva, insomma, io la chiamo così, che significa però già un linguaggio diverso dell'urbanistica, e quindi mi rivolgo invece a chi conosce la tecnica urbanistica, sa benissimo quanto sia una tecnica che parla di cose vere, concrete, pratiche, effettive, che tutti possiamo capire col nostro bagaglio di esperienze, senza impazzire, però, come dire, usa dei linguaggi che in qualche modo complicano. Quindi questa operazione è vero un'operazione tecnologica, ma è veramente un'operazione che lavora sul linguaggio, sulla maniera in cui vengono presentate le cose. Linguaggio visivo, e quindi le mappe hanno un ruolo centrale. Faccio un piccolo passo indietro. Sicuramente in quel periodo la progettazione partecipata, la partecipazione in senso lato, aveva già sviluppato e ha continuato a farlo anche negli ultimi 3 anni delle esperienze mature, e ha iniziato a inserirsi anche come una pratica diffusa in molte delle politiche territoriali, anche e soprattutto nel nostro territorio, e quindi c'era una certa attenzione. Io qui riporto alcune linee guida, insomma, alcune linee guida del DRAG, 2 leggi regionali,
in fin dei conti dicono tutti, fate attenzione a coinvolgere i cittadini. Dall'altra parte io avevo già avviato l'esperienza di Città Fertile, mi rendevo conto che coinvolgere i cittadini è impresa ardua in generale, perché il tempo, le loro idee, la fiducia nelle pubbliche amministrazioni sono tutte delle risorse che tu non puoi chiedergli senza dare qualcosa in contro, in contropartita, e delle risorse che tu devi saper valutare. E che è molto difficile coinvolgere i cittadini se non hanno un riferimento continuo. E quindi il web invece in questo poteva aiutare. Quindi l'idea mappa aperta nasce, io lo dico spesso, anche come uno strumento operativo, in mente mia almeno, da offrire al gruppo che poi veramente lavorava sui territori, che era Città Fertile. Per non slegare il virtuale dal reale, perché chiaramente anche quella è una forma della realtà, una rappresentazione della realtà, e per avere una sorta di agenda continua di quello che si stava facendo sul territorio. All'inizio questo dialogo era un po' difficile, vedremo invece nell'ultimo dei lavori, quello che stiamo facendo adesso, il dialogo, anche se magari con forme che non erano quelle che avevo immaginato io, si usa molto Facebook che magari non faceva molto come operazione, però c'è anche quello e in parte stiamo riuscendo a ottenere quel risultato. Quindi insomma nasce tutto da lì. Gli esempi di applicazione sono poi alcuni di questi esattamente quelli che abbiamo tirato fuori. Come vi ho detto sin dall'inizio della mia lezione insomma, di questo incontro, progettare con le mappe. Quindi il quadro deve essere chiaro. Noi siamo iscritti dentro un momento di progettazione, siamo iscritti dentro una politica pubblica avviata da una cabina di regia pubblica, quindi da un ente locale, da chiunque sia, per accompagnarlo. Esistono anche altri casi, altri modi, mi direte voi, scusate la discrezione, per fare progettazione partecipata. Sicuramente è molto interessante il caso delle forme che nascono dal basso e quindi sono molto interessanti i social oppure tutte le infrastrutture grafiche georiferite come Google che servono per fare delle altre operazioni. Però è chiaro che qui stiamo parlando di un'altra cosa in parte, poi chiaramente sono sempre sovrapponibili, però in parte l'idea era un'altra cosa, esiste l'idea di fare il piano urbanistico generale, esiste l'idea di fare la rigenerazione di quel luogo, esiste l'idea di cambiare il sistema della mobilità, apriamo una piattaforma web che ne accompagni il percorso, cercando di fare, vabbè tanto ci arrivo, un'operazione molto importante, che è sempre quella di lavorare sul linguaggio. Allora ero qui, ok. E qui, per chi è interessato, spieghiamo meglio insomma come funzionano i livelli di gestione interni di chi si iscrive poi a questo social network, che alla fine diventa un social network locale, comunitario, però è così, quindi devi farti il tuo account, come vedremo, iscriverti, avere diciamo il tuo alias lì sopra e commentare alcuni degli aspetti, esattamente come si fa su altri social network, però è georiferito, è geografico e poi è soprattutto ancorato a raggiungere un obiettivo, perché poi quello è l'obiettivo, diciamo, di torno un po' indietro, se nel caso del PUG, che lo vedremo tra un po', l'obiettivo è quello che mi dice il piano stesso, la politica territoriale di riferimento, e quindi la prima parte del PUG, lo dico, provo a dirlo in maniera a metà, insomma, semplice, però cercando di inserire delle cose importanti, è quella che ti dice fai una ricognizione quanto più accurata possibile del territorio, perché da quel territorio devi partire, su quegli strati informativi devi iniziare a lavorare e a costruire una visione futura, e quindi è quello che viene chiamato documento programmatico preliminare. Quel momento lì, a mio parere, è sicuramente il più delicato e il più difficile della costruzione di un nuovo strumento pianificatorio, ed è il momento in cui ti rendi che ti servono due cose. Per fare la ricognizione tu hai bisogno del sapere esperto, quindi c'hai sempre
delle competenze di altra natura, l'agronomo, il geologo, che supportano questo aspetto. C'hai sempre un bagaglio, un database forte che ci viene dato dalle altre forme di pianificazione di altri livelli, dal sistema dei vincoli, da chi ci ha immaginato già cosa fare dal punto di vista invece economico, strategico e anche del turismo spesso da noi, e quindi sono tutti sistemi che tu devi tenere insieme, riuscire a raccontare insieme. E quindi un sistema di strati informativi, di dati georiferiti messi sulla stessa base è una cosa utile, e questo è il sapere esperto. D'altra parte c'è il sapere locale, gli aspetti che insomma noi proviamo a tenere presenti, quindi chi vive il territorio, appunto, di nuovo coinvolgere i cittadini, farci raccontare quali sono i problemi che a volte non si parte. E quindi quello è il momento maggiore per costruire, per aprire la costruzione di una mappa condivisa. E quindi è esattamente ancorato non addirittura al PUG, ma al primo momento del PUG. Poi va da sé che continua, perché una volta che hai stimolato la partecipazione, i cittadini ci saranno. Una volta che lo strumento è attivo e ti fa vedere delle cose, i cittadini ritornano a consultarlo. Questo è tutto. Quindi, vabbè. Più o meno abbiamo finito, questo io non riesco nemmeno a raccontarvelo bene, per chi se serve, insomma, telefoniamo a qualcuno dei miei colleghi, e funziona in questo modo qui, o così avevamo immaginato che funzionasse nella prima delle ipotesi. E quindi, come vi dicevo, è molto un lavoro che ha a che fare con il linguaggio dell'urbanistica, perché prova a mettersi, ecco, questa forse è una cosa che non ho spiegato bene, a metà tra la regia, decisore pubblico in qualche modo, sia politico che tecnico, e chi poi deve vivere quel territorio. E quindi la cosa importante è che ci sia un flusso di informazioni in uscita, e adeguandosi proprio al concetto di trasparenza delle politiche pubbliche, che quello è la cosa principale, ma anche poi in entrata. Chiaramente se non fai nella prima non avrai granché di ritorno nella seconda, quindi è molto importante avere anche nel sistema di mappe, nella mia esperienza insomma di questo WebGIS, e immaginare il modo più semplice però allo stesso tempo denso di informazioni per raccontare delle cose ai cittadini. Questo significa, poi tradotto, e adesso lo vediamo perché finalmente ve l'ho aperto, insomma, tradotto significa che un po' assomiglia al sito della Regione Puglia, ai sit tipici, dove uno va e trova degli strati informativi e li può incrociare l'uno sull'altro. Un po' però inizia a essere qualcosa in più, perché tu, anche prima di poter dialogare con quel qualcosa in più, tu inizi a parlare un linguaggio diverso. Questo è lo sforzo, che ripeto, mi interessa molto dialogare con voi anche dal punto di vista della comunicazione. No? Lo sforzo principale è questo, prendere un tema di natura tecnica e trasformarlo in un tema di natura divulgativa senza banalizzarne i contenuti, che non è operazione semplice, ve lo dico sinceramente. E allora, come funziona mappa aperta? Beh, avete di fronte, questo è più o meno quello che vedete quando scegliete uno dei quattro progetti, io vi ho portato direttamente in questo, si chiama Conta Memo, significa raccontami adesso, in una specie di... ed è ancorato esattamente nella prima parte del PUG, documento programmatico preliminare. Che cosa fa il documento programmatico preliminare? Abbiamo detto prima, cerca di fare la ricognizione di tutte le risorse di questo territorio. Quindi, se lo dovesse fare un tecnico, la prima cosa che fa qual è? Prende tutte le fonti che ci sono, se le studia. In qualche modo noi lo abbiamo fatto, abbiamo preso tutte le fonti che c'erano, tra cui l'enorme patrimonio che abbiamo la fortuna di avere sotto gli occhi, che è dato il piano paesaggistico, quello un po' legato anche a alcune vicende di critiche, insomma, polemiche, non più dell'anno scorso, che è un po'... era la summa, sintetizzava molte di queste risorse e le abbiamo riportate, cercando però di raccontarle
appunto in un modo che non sia banale, però che non sia nemmeno difficile da comprendere. Quindi chiaramente questa è l'infrastruttura web. Noi abbiamo fatto degli incontri all'interno di Contamemo, che magari possiamo anche vedere sul sito del comune di Ortelle. Il territorio di riferimento è Ortelle, è un piccolo comune in provincia di Lecce tra Maglie e Castro. E quindi cercate, come dire, di immaginare anche che queste cose poi hanno avuto un peso reale di dialogo con le persone. Però intanto vi dico come funziona questo gioco. Innanzitutto, di base, per quanto riguarda il sistema dei dati, distinguiamo in tre grandi gruppi. Base layer, quindi i layer di base, le basi cartografiche, e overlayer, quindi tutto quello che esce nella maniera più trasparente possibile dal decisore politico e tecnico e politico al cittadino che deve vivere questo aspetto, e poi invece quelli che abbiamo chiamato blog layer, perché sono i momenti del dialogo e si trasformano, lo vedremo dopo, l'idea è quella di farla trasformare in delle stanze di discussione su dei temi reali e poi di prendere corpo, ognuno può andare nella direzione, insomma, principale. Quindi su questo qui, che è il quarto progetto, abbiamo voluto mettere di sfondo OpenStreetMap. Chi lo conosce? Conoscete OpenStreetMap? Allora, OpenStreetMap è questo, e in pratica che cos'è? Google Map lo conoscete, Bing lo conoscete, tanti degli altri molto simili si conoscono. Questo è un po' il Wikipedia delle mappe, della cartografia. Questo è un sito bellissimo, mi piace un sacco, perché è stato costruito dagli utenti e c'è quasi tutto il mondo mappato in OpenStreetMap. Poi, se volete, possiamo anche aprire OpenStreetMap come piattaforma. È una piattaforma che è simile a quelle di Google, è un po' meno, almeno la trovo, chiaramente libera, tutto quello che ci metti là sopra non è di Google e non è di OpenStreetMap, questo aspetto dall'altro lato, cioè l'affidabilità di quello che trovi sopra dipende molto, è abbastanza affidabile, più o meno in tutta Italia ormai, però dipende molto da come sono stati riportati i dati. Se vedete quella linea viola, questa qui, eccola qui, è il confine comunale secondo chi ha mappato OpenStreetMap. È chiaramente un dato, diciamo, che a questo livello di scala è sbagliato, no? È un dato, diciamo, che meriterebbe un altro dettaglio, perché il confine comunale è invece quest'ombra. Non so se si è capito. Anzi, prima domanda, si era capito qual è il confine comunale di Ortelle? Anche guardandolo così? Voi? Anche prima, non adesso. E questo qui? Ok, si era capito in qualche modo. Quindi di base noi abbiamo deciso di mettere OpenStreetMap. Questo perché, per liberarci un po' della cartografia tecnica e per andare verso una cartografia divulgativa, che magari dopodomani diventerà in quella, diciamo, abbastanza diffusa come quelle che sono adesso di Google. E c'è da dire che tutto il sistema di mappa aperta, anche dal punto di vista, appunto, dei software, è stato costruito tutto in open source, con dei software open source. E questo per noi non è secondario, ha una sua rilevanza, e si chiama così il progetto anche per questo motivo. Cioè, quello che poi noi apriamo in realtà sono i dati, perché prendiamo dei dati, anzi li costruiamo spesso, quello che poi il lavoro che faccio io, andare nel comune, ripartire dal, adesso come vedrete vi faccio vedere il programma di fabbricazione di questo comune, cioè il programma di fabbricazione, adesso sto facendo il pool. Prendere un programma di fabbricazione significa prendere dei fogli del 72 ingialliti, cercare di scansionarli e ripartire da lì. Però quelle sono state le regole, l'atto costitutivo, lo statuto di quel territorio.
quanto è importante quei fogli ingialliti è difficile da capire da uno che è nato dopo che sono stati stampati quei fogli, però è così. Cioè, hanno dato la direzione. Prenderli e portarli sul web, poi dobbiamo capire chi li ha visti, chi non li ha visti, scriverli, georiferirli, metterli nel mondo e renderli apribili, open data praticamente, è sicuramente uno degli aspetti più importanti. Questo si poteva fare al di là di mappa aperta, chiaramente su qualsiasi altro strumento, però uno degli obiettivi è chiaramente quello. E l'obiettivo però è di metterlo anche su una piattaforma che inizia a dialogare dal momento dopo, con gli altri strati informativi, come vedremo adesso, e poi con quello che arriva. Ma torno al primo gruppo, che è un gruppo insomma, che chiaramente assomiglia molto a tutti i WebGIS che si trovano in giro, Google per primo, e l'altra alternativa è Ortofoto, adesso è abbastanza semplice. Si vede l'ombra, si dovrebbe vedere comunque, sì, ok. Ortofoto e carta tecnica regionale vengono da Regione Puglia, quindi niente che non si trova in rete. Che succede? Succede che su questi, esattamente come funziona un SIT, noi possiamo aggiungere molti altri strati informativi. A partire, ad esempio, dall'uso del suolo, che è un dato di partenza di Regione Puglia, sempre però dettagliato sul comune di Ortelle, quindi è stato fatto un lavoro prima e poi è stato riportato, e anche qui il lavoro è sulla restituzione grafica di questa operazione, quindi in qualche modo l'operazione vorrebbe essere quella che si capisce dove è un tessuto insediativo fitto, dove un tessuto insediativo meno fitto, dove c'è un uliveto, dove c'è seminativo, dove c'è invece verde a servizio pubblico, e forse in questa maniera, senza particolari leggende, senza molte parole scritte, testi, anche se qualcosa c'è cliccandoci sopra, questo è un errore che ci portiamo dietro, e qui ti spiega che cos'è l'uso del suolo, tutto qui, ma puoi anche non aprirla, che e dovresti riuscire a immaginarlo, quindi uno degli sforzi è questo, e appunto c'è l'uso del suolo. Poi c'è una cosa banalissima, che è stata la cosa che però chi se lo poteva immaginare è servita di più tra tutte, è quello di mettere lo shape vettoriale dell'area che da poco è stata istituita come area parco. Costa 30 leuca, però le persone non capivano bene dove andasse a finire e a iniziare il parco, che invece è questo, e quindi è soltanto quest'area per quanto riguarda il comune di Ortella. E pensate, una cosa simpatica, io parallelamente avevo con quell'ente parco, stavamo lavorando sulla perimetrazione dei confini, che è una cosa proprio concreta, cioè mettere le paline segnaletiche, e ci sono delle linee guida della Regione Puglia che ti dicono che per perimetrare un'area parco, una riserva naturale, una cosa del genere, tu devi intercettare tutti gli accessi, chiaramente, perché da lì si entra, anche i secondari, i tracciati, i turistici, robe varie. B, metterlo ogni volta in ogni spezzata. Io l'ho tradotto così, ma non me lo ricordo, però praticamente qui. C, ogni 100 metri. Allora, queste linee guida della Regione Puglia, su questo parco avevano una, da questo studio che abbiamo fatto di fattibilità, avevano una ricaduta assurda, scusate la divagazione, no? Però praticamente questo parco è una specie di serpente che corre addosso alla costa, però non è nemmeno tutto unito, sono sei poligoni in realtà, per intenderci, quindi ci sono strade che entrano e escono, non se ne capisce bene, e quindi avremmo dovuto, da uno studio di fattibilità, mettere un numero spropositato di palline segnaletiche, proprio spropositato, perché non bastavano nemmeno ogni 100 metri. Cioè, il concetto che sta dietro a quelle linee guida è: tu devi sapere sempre se sei dentro o fuori dal parco, però ci hanno in mente loro come parco la collina, che si vede il parco con gli alberelli, e poi le paline che girano attorno. Non era così, nella realtà era molto diversa, c'erano territori simili, che però uno era parco, l'altro non era parco, non stiamo qui a dire perché,
avremmo dovuto mettere una cosa come 2000 paline. Abbiamo fatto uno studio preventivo e detto questa cosa forse non è sostenibile, se no diventa il parco delle paline, non il parco di quello che deve essere parco. E quindi ci mangiavamo la testa su come farla questa cosa, quindi poi alla fine l'abbiamo ridotta, giusto per chiudere il discorso, abbiamo ridotte molto, non ogni 100 metri, non ogni spezzata, lavoriamo solamente sugli ingressi, sono diventati un ibrido tra una pallina segnaletica e un segnale stradale vero e proprio, li stanno montando in questi giorni. Sono molto di meno, 200 qualcosa del genere, si mettono solamente la prima volta che entri nel parco, perché ad esempio qua non so ora se si vede, però tu entri qui, poi esci, poi rientri, no? Nel parco, quindi la seconda volta non lo metto più, se no ti disoriento perché tu non hai capito quando sei uscito, per dire. Però tutta quell'operazione delle palline segnaletiche serviva molto meno per raggiungere quell'obiettivo piuttosto che mettere lo shape almeno per quelli di Ortel su un territorio che loro conoscessero bene. Se si va su Google i parchi ci sono e c'è questo, io lo possiamo pure aprire adesso e si vede una macchia verde che però io, pur essendo insomma in qualche modo c'è scritto Parco Costa Otranto-Leo, però immediatamente non mi viene che quello è il parco. Se invece lo posso accendere e spegnere forse riesco ad avere l'obiettivo. Poi chiaramente fate sempre lo sforzo di immaginazione, sto parlando con delle persone che hanno visto magari il loro lotto, il lotto del papà, del cugino, del nonno, da un giorno all'altro arriva la cartolina, dice quella catastale, una cosa e l'altra, è diventato parco. Quindi però comunicare questo aspetto, che sei entrato nel parco, è già, anche quello è stato, ripeto, la cosa più banale, però quello è stato forse il successo tangibile che finora abbiamo avuto maggiormente, anche perché la cosa che si incastra è questa, no? Con gli altri strati informativi. E questa è stata veramente difficile da incastrare, un po' perché chi si occupa di GIS sa benissimo che questi caspita di catastali vengono fuori dal Gauss Boaga, quindi è un altro sistema di riferimento, invece questi vanno su un sistema di riferimento più recente, quindi te li devi prendere e riportare ognuno, per ogni foglio c'è un caciotto, un po' perché poi tu lo dovevi raccontare questa cosa, e se come avete visto finora non c'è niente di interrogabile, invece questi sono tutti strati informativi che se tu ce l'hai in locale su un GIS qualsiasi, perdonate se dico cose che poi qualcuno se si annoia me lo dice, e se vai sul GIS in locale, lo vedremo dopo se apriamo QGIS, tu trovi una marea di informazioni, però non era quello che vogliamo dare noi per non rendere lo strumento pesante e per avere un dialogo. Questo è l'unico che è interrogabile, se io clicco semplicemente lui mi dice qual è il foglio e la particella. Quindi l'idea è che qualcuno già si orienta, perché stiamo parlando di un comune, scusate se forse non vi ho introdotti bene in questo caso, ma anche negli altri che ha seguito Mappa Aperta, per adesso molto piccoli. Quindi qualcuno già si orienta, sa dove andare, le strade ci sono segnate con i nomi, le persone riescono a vederle, insomma, e ad andarci, e poi cerchi la tua particella catastale in questo modo qui. L'unica cosa che si interroga è questa, tu sai qual è la tua particella e capisci cosa avviene sul tuo territorio. Questa cosa è stata utile per il confine del parco, è stata ancora più utile, non so se manca qualcosa sopra, sì, manca il sistema di proprietà pubblica e il programma di fabbricazione, adesso li vediamo, però, scusate, il catastale lo lascio, è stata ancora più utile quando è arrivato questo piano paesaggistico e tutte le persone dovevano capire com'era. C'era il SIT di Regione Puglia che faceva un'operazione simile, non incastrava molto bene i dati con il catastale, ogni tanto si perdevano, e comunque era uno strumento che era rivolto principalmente ai tecnici. L'operazione nostra è voluta essere differente. Questi sono gli strati informativi di quello che succede in questo comune. Io vado già qui in basso a destra, dove si concentrano la maggior parte dei vincoli, che siamo verso il mare, c'è un sistema idrogeologico forte, un'area naturale che si chiama i canali, quindi sopra trovate di meno, però ecco qui, questi sono i vincoli del PPTR, quindi si capiva in qualche modo se le aree catastali di riferimento avevano o meno dei problemi. Questo non soltanto, voglio dire, per andare semplicemente a vedere se tu hai un vincolo che ti è arrivato o che è un vincolo antico, ma per capire com'è il tuo territorio. Questa è stata la sfida vera. Dove sono le densità, no?
di valenza paesaggistica, se parliamo del PPTR, no? Dove sono le possibilità di uno sviluppo futuro di edificazioni o dove non ci sono, se invece ci rivolgiamo a quest'altro paio di informazioni che ancora non vi ho fatto vedere, una su tutte è il programma di fabbricazione, che invece abbiamo scelto di costruire in questo modo. Ripeto, questo era sino a qualche giorno prima per tutti i cittadini nient'altro che un regolamento, un'idea, no? Tutti, più o meno tutti quelli che, insomma, poi stiamo parlando di persone un po' più anziane, perché i centri sono anziani, non hai difficoltà a intercettare i giovani. È nato anche per questo Mappa Aperta, poi vi racconto nell'altra esperienza. Però più o meno tutti sanno che cos'è una zona B, una zona C, la zona A, no? di un territorio, e sanno che puoi fare qualcosa o meno. Però nessuno magari aveva mai visto tutto il comune come era stato pensato nel 72, perché quello è il sistema di pensiero, e poi come si è sviluppato veramente, no? E questa invece è una visione che forse stiamo provando a dare in questo modo qui. E come vedete qui invece la scelta è di metterci le etichette sopra in modo tale che si leggano, dovrebbero essere un po' più grandi veramente, però sempre senza leggenda, però uno vede B1, B2 e già capisce che cos'è, se dall'altra parte c'è scritto programma di fabbricazione. E il mio target sono loro, quelli che stanno lì poco tempo, vogliono fare quell'operazione, la devono capire immediatamente. Perché? Perché sinora siamo nel campo, se vogliamo, un po' noioso, di come, quali sono le regole che valgono su un territorio, e però di come un centro decisionale, il comune, no? I tecnici che stanno seguendo questa operazione possono raccontarlo in un modo o nell'altro lo stato di fatto, qual è lo stato dell'arte del proprio territorio. E quindi questo sistema di informazioni, poi ci si clicca sopra, ti spiega che cos'è una cosa e l'altra, molto banalmente, è il sistema di informazioni, non so perché non si carica più a nord, è il sistema di informazioni che è il flusso in uscita verso i cittadini. La cosa che invece abbiamo voluto fare, forse il vero aspetto in più innovativo che si unisce, si somma a questo, è quello invece del terzo gruppo, blog layer, cioè i livelli che sono blog parlati, dialogati con i cittadini. In che modo? Qui l'operazione di semplificazione è più difficile. Se tu prendi il documento programmatico, che è una cosa che ha a che fare con noi come cittadini, cioè ti parla delle strade, delle infrastrutture, del paesaggio, dei punti panoramici, ti parla dei percorsi, della mobilità, del sistema del verde, no? Però te ne parla tecnicizzando. Quindi lui ti dice devi fare la ricognizione del sistema infrastrutturale del comune. Che significa? Dimmi quali sono le strade principali, quelle che fai soprattutto e dove ci sono i problemi. E magari riusciamo a riconvertire questo sistema che è quasi esclusivamente sull'automobile e te ne rendi conto subito in una cosa che possa essere alternativa, no? Spostandoci verso una generazione nuova, insomma, di pianificazione che guarda poi alle soluzioni. È quello. Quindi noi abbiamo cercato di chiamare queste cose con un altro nome, che anche lì lo sforzo vuole essere quello di non banalizzare, quindi noi abbiamo usato i termini come abitudini, memoria verde e percorsi, cercando di spiegarli in qualche modo e cercando di chiedere ai cittadini se ci raccontavano, secondo loro, quali sono i percorsi che fanno più spesso, o i luoghi di alcune infrastrutture, i punti di alcune infrastrutture che hanno dei problemi. Ed è tutto, diciamo, il layer blu, adesso li accendiamo. Il sistema degli spazi a verde, quindi punti panoramici, punti paesaggistici, ma visti dal loro punto di vista. Il sistema della memoria, questo doveva tenere insieme due cose diverse, quindi il discorso degli spazi pubblici, ma anche dei beni culturali in senso stretto, quindi anche sugli edifici privati, e ci sono segnalazioni di quel tipo. E poi il discorso, se vogliamo, più importante, che ha a che fare con la vita, che è quello delle abitudini, che non è farsi i fatti tuoi, no? Abitudini, ti devo raccontare cosa faccio, no, però mi descrivi come avviene la tua,
come vive la tua comunità e quindi un po' di cose. Queste robe qui, come vedrete anche, avvengono sul web, ma parallelamente avvengono nel reale, in modo tale che noi riusciamo a dialogare. Vi parlo del progetto, vi parlo dei paesi. Noi abbiamo messo come progetto Contamemo la stessa identica mappa con la stessa cartografia, mi sono dimenticato di portarla, in tutti i bar del paese, con uno scatolone, e loro le stesse segnalazioni le potevano fare lì. Certo, lì limitate, avevano 2 o 3 adesivi, invece sul web ne puoi fare infinite. Questo è il giochino. E poi alle persone che magari sul web non vanno, perché sono tante, noi gli abbiamo anche fatto l'accompagnamento, le persone un po' più anziane, quindi ci siamo seduti accanto e li abbiamo riportate qui, con la loro mappa già in qualche modo compilata. Non solo, abbiamo fatto anche delle passeggiate di quartiere, banalmente, quindi tutti questi vecchietti, forse vi apro Facebook per quello serve, se vi interessa il racconto della storia, e con la mappa e noi che passeggiamo. Faccio un po' di confusione come mio solito nei racconti incrociati, però se volete torno su mappa aperta, perché... Scusa, mi ripeti il concetto? Sì. E raccontare le abitudini serve a capire come sono gli spazi pubblici del tuo paese, della tua città, e serve dal punto di vista del documento programmatico a leggere in qualche modo, a fare la ricognizione di qual è lo stato di fatto dei luoghi della socialità, dei luoghi della... di come gli spazi pubblici possono essere trasformati, di quali sono... Cioè io, c'ho anche le proprietà pubbliche che non vi ho fatto vedere, sfuggito, però c'è il sistema di tutte le proprietà pubbliche che sembra banale, ma in realtà le persone non lo sanno. Le persone non sanno che quello è un edificio pubblico o un edificio privato o di chi è o di chi non è. E quindi noi abbiamo cercato di dare anche questa informazione. Partendo da quella, però, poi che cosa hanno fatto i cittadini? Mi hanno descritto quali sono i loro luoghi che frequentano maggiormente. E se li vedete... Eccoli qua, questo forse non si vede benissimo, sono gialli, li hanno semplicemente disegnati. Come si fa a disegnarli? È semplice, login, io me lo ricordo il mio, non lo so, Rino. Ecco qui. Ecco, ho ripartito dalle origini. Torniamo subito. Come vedete c'è anche quella cosa rossa che ti fa vedere che 20 persone da quando io non mi collego sono andate a metterci delle cose e sono qui le cose, e qui è un po' Facebook, a me non piace tanto però va. e quindi mi hanno segnato un boschetto, la chiesa, l'Ucampo, il Calvario, tutte cose che posso sapere. Ci clicco sopra e dovrei andare lì sul boschetto che mi ha segnato questo signore che me l'ha segnato praticamente. Allora, aspettate un attimo che si fa un po' di confusione tra una roba e l'altra. Nel frattempo io entro su il mio Facebook. Non so se ti ho risposto, Ilaria. Sì. Invece la memoria... Guarda, allora, provo a fare un passo indietro. Questi sono grandi schemi, delle chiavi di lettura che tu devi avere. Scusate. No, questo qui è un ragazzo delle scuole medie che è stato uno dei più attivi e quindi siamo amici di Facebook e lui adesso ci mostra pure le cose. Però ti rispondo, no? Devi pensare che esiste... Questi sono già i vecchietti di cui vi parlavo, eccoli qua, un po' disorientati, adesso vediamo anche le altre. Devi pensare che sono delle chiavi di lettura, perché? Perché il giochino è che loro non devono essere né totalmente liberi per segnarmi qualsiasi cosa gli interessa, loro chi va a approcciarsi a questa storia, né nemmeno proprio incastrati, tant'è che a volte abitudini e memorie o abitudini e verde fai difficoltà a capire quale è giallo e quale è rosso, no? Ed è poco importante, anzi, se io mi metto a riguardarmeli tutti, poi è una faticata,
Però è più importante capire se per loro quella piazza me la segnalano come verde o se me la segnalano tra le abitudini semplicemente, quindi non c'è un particolare valore paesaggistico, se posso anche rivederla così. Quindi meno importante poi è capire che cosa loro mi stanno dicendo, cosa mi comunicano. Faccio vedere le foto di queste passeggiate, come si fa non lo so. Foto. Ecco, sono delle robe del genere, per chi piace la partecipazione, così giro da una parte all'altra. E questo ad esempio è un luogo pubblico che, stiamo parlando di due paesi strapiccoli, 1.800 uno e 1.300 l'altro. I giovani stanno tutti a Bari, a Torino, a Milano, quindi una delle operazioni che non siamo riusciti a fare è portarli qui, no? Fare il collegamento remoto per mostrargli la cosa. E gli anziani ci sono, gli piace un sacco fare queste cose, partecipano, dicono la loro, sono attivi, però di molte cose non si rendono conto. Questa è una villetta di periferia, li abbiamo portati a proposito lì e forse si sono resi conto in quel momento che quello era uno spazio pubblico dignitoso come gli altri, no? Invece per loro era lo spartiacque di due strade con Padre Pio prima. Vabbè. E, ecco qui, questa. Questo è un luogo invece, e vi parlo pure dei luoghi, dai, stupendo, dal punto di vista anche diciamo, del progettista, è un enorme spazio pubblico che si trova al confine, in periferia, verso una strada di uscita, e che c'è una villetta pubblica, i campetti sportivi, una cripta, una chiesa, ma soprattutto ci sono delle strutture, forse le vediamo tra un po', no, questo è l'altro paese addirittura, ci sono delle strutture a servizio di una fiera che fanno una sola volta durante l'anno, a ottobre, la fiera del maiale in realtà, si chiama la fiera del San Vito, ha una capacità attrattiva enorme, adesso non so i numeri ma vengono da tutta Italia a passare le vacanze a fine ottobre, a quarta domenica ottobre. E quel luogo praticamente, dal punto di vista proprio del progetto dell'urbanistica, vive per 4 giorni, giovedì, venerdì, sabato e domenica, in quel modo lì, si riempie totalmente, ci sono queste strutture costruite, proprio casette, edili, fisse, si stanno lì da sempre, dagli anni 80, adesso le hanno rifatte, ammodernate, sistematizzate, però quello vive così, invece negli altri momenti dell'anno lì, è il deserto, no? Quello è chiuso, ci sono qualche ragazzino che gioca nella villetta e cose del genere. Allora, proprio osservando quel luogo, adesso faccio un salto temporale, 2 anni fa, rigenerazione territoriale però, osservando quel luogo ed altri simili sulla costa, che anche la costa soffre di questa escursione termica estate-inverno, e dialogando molto con i cittadini, raccontandogli queste cose, anche con delle mappe, poi abbiamo trovato una restituzione anche di mappe molto più schematiche, no? Delle specie di diagrammi di flusso, e non so se ce le ho quelle, sono carine da vedere, però è nata l'idea, un'idea fondativa di un percorso di rigenerazione, che è quello di immaginare quei paesi come i paesi della vita ciclica, l'abbiamo chiamato, e cioè di un territorio che deve ormai, come dire, in qualche modo rassegnarsi, diciamo, adeguarsi a vivere due velocità diverse. Quella dei momenti in cui ci sono poche persone e quella dei momenti in cui invece di persone ce ne sono molte, ma molte, molte di più, che guarda caso inizia a non coincidere solo con l'estate. E questo era proprio l'esempio, lì stiamo parlando di fine ottobre e si porta dietro un indotto turistico. Allora, dal punto di vista del progetto, perché ci interessa? Perché come agisco io da progettista su quel luogo lì? Devo agire sulle regole, no? Devo agire sui sistemi di transito. La faccio pedonale? C'era uno che voleva fare pedonale, ma è possibile? Uno spazio così grande in periferia non serviva a niente. Magari la faccio pedonale solamente in quei giorni o in alcuni momenti dell'anno, oppure faccio le strutture mobili. L'illuminazione, il fatto stesso delle sedute, problema enorme. Soldi che arrivavano dalla regione per rigenerare quel luogo,
Quindi uno degli obiettivi anche dell'amministrazione era dare delle sedute per quando ci sono tutte queste persone alla fiera. Però mettere una sfilza di panchine o non so di che altro cose lì sarebbe stato, cioè, veramente fuori luogo, anche perché c'era già un parco attrezzato, no, per quello che serve. Quindi superfluo quantomeno, così come un sistema di illuminazione forte, superfluo anche dal punto di vista energetico. E quindi l'operazione è stata poi quella dal punto di vista del progetto di dire: lavoriamo sulle regole, quindi magari delle luci intelligenti, no? E lavoriamo anche su un sistema di sedute che può segnare un segno, può sembrare un segno grafico, è un segno, diciamo, di progetto, che però all'occorrenza è anche una seduta. Poi alla fine questa cosa non si è fatta, vabbè, non fa niente. Tanto loro si sono seduti qui, che siamo molto vicini a quello spazio. Però dialogando con i cittadini, di nuovo, quindi l'importanza della partecipazione per il progetto dove sta, ma un dialogo molto visivo, andando sui luoghi, raccontandolo, disegnandolo, abbiamo capito noi stessi che forse il cuore era questo. Se vogliamo, poi c'è anche una lettura sociologica un pochettino più profonda, che se volete mi addentro, che è quella di questi sono, il lavoro non è fatto solo sul comune di Ortella, sono quattro comuni, tutti più o meno simili, però due sono costieri, Diso ed Andrano, e hanno tutti delle frazioni. Sono dei, insomma, il brand Salento, estate, le persone che vengono, centri storici con semi abbandonati che stanno per essere comprati da persone che vengono da fuori, che hanno un particolare rapporto con questi comuni. Perché tornano? Quindi noi abbiamo intravisto, parlando con i cittadini, conoscendo il luogo, io vengo da quelle parti, insomma, sono nato lì, e anche altri colleghi che mi hanno aiutato in questa cosa, abbiamo intravisto la presenza di un'altra popolazione, per questo dicevo dal punto di vista sociologico. Quale popolazione? La popolazione terza, che non è né quella che se n'è andata per sempre, degli emigrati degli anni 50, né di quelli che abitano, che stanno lì, che hanno un enorme amore per il luogo, che però magari non hanno strumenti per raccontarti alcune cose. La popolazione terza, che poi un po' ci assomigliava, eravamo in parte noi, no? Che questo è un territorio, e per questo poi Mappa Aperta prova a rispondere a questa cosa, questo è un territorio in cui un giovane su due studia fuori, poi si ferma. Però appunto non è il giovane di 30-40 anni fa, che se ne andava con la valigia e tornava d'estate un anno sì, un anno no, e si era fatta la sua vita altrove. Era uno che torna 4, 5, 6 volte l'anno. È uno che anche quando sta fuori ha un rapporto molto forte, ha un rapporto forte basato su delle tecnologie, sui sistemi di conoscenza. Quante persone, banalmente, io ogni volta che c'era un laboratorio di urbanistica a Milano dove lo dovevo fare, mi prendevo una cosa che mi interessava, no? Giusto, che era di un altro territorio, che è quello. Quante relazioni abbiamo, penso che Ceglie non è che cambi tanto da questo punto di vista, no? Posso poi estendere almeno a tutta la Puglia meridionale o la Puglia lontana da Bari, invece Bari attrae i paesi vicini e quindi non vanno a studiare molto fuori, no? Per assurdo, io che vengo dalla parte bassa, la provincia di Lecce, e non ho fatto nemmeno il liceo a Lecce, ma l'avevo fatto in uno dei paesi lì a Maglie, a Lecce non la conoscevo prima di trasferirmi a 26 anni, invece conoscevo benissimo Modena, Bologna, Pisa, Siena, perché le avevo attraversate. Io pensavo di essere strano, poi ho capito che era una condizione un po' diffusa questa, e che una delle risorse era di questa popolazione che era altrove, che appunto collegava in remoto, no? Una relazione lunga tra questo, la presenza e tutto quello che era lì. Che poi, se vogliamo, parlo pure un po' di turismo, è esattamente, se tu vai a leggerti il brand Salento, l'operazione in generale, quello che è successo prima ancora la notte della Taranta, prima ancora di una però ben precisa fascia di persone, una sottocultura, si può dire, insomma, che si occupava molto di musica reggae soprattutto, di altre forme simili, iniziava a portare molti, ma molti visitatori dal centro nord. Perché? Perché venivano a trovare i compagni di università o gli amici infermieri, cioè teniamo infermieri sparsi per il mondo, dappertutto, trovi un infermiere salentino quando ti vai a fare la flebo, non sia mai. E allora è nato così. Allora noi questa cosa qui, intersecata anche col concetto che chiaramente deve, e che è un concetto molto ecologico del turismo
attento, giudizioso, responsabile, se vogliamo, senza metterci i marchi sopra, no? E l'abbiamo voluta intersecare perché abbiamo detto forse, ed è stato, guarda, l'idea guida dell'intera rigenerazione di quel territorio. È vero, puntiamo su un turismo diffuso, su un turismo attento, ecologico, chiamiamolo come vogliamo, sparpagliato, B&B, quello che vuoi, però come vettore di comunicazione noi non vogliamo andare alla Bitta a Milano, forse ci andiamo lo stesso perché ci va a Regione Puglia, noi vogliamo intensificare queste relazioni e quindi ci siamo andati a studiare dove stavano maggiormente le persone che provenivano da quel territorio, che relazione avevano conservato nel campo del, ad esempio, i prodotti agroalimentari, il vino, l'olio, le friselle, i pomodorini, venivano trasportati con i famosi pacchi che tu mandavi a tuo figlio. Quello è stato il vettore principale della diffusione, della conoscenza della frisella, per dire, no? Come entità, che poi negli anni... Quindi noi volevamo e vogliamo ancora, questo è un progetto in atto, si chiama ODSA, e ci abbiamo una mappa aperta anche su quello, l'ho aperto qui, comunque c'è un sito a parte per chi lo vuole vedere, è questo qui. Ci abbiamo ancora l'intenzione di incastrare bene questo aspetto. Perché torno al discorso delle mappe o della progettazione? Perché comunque questa operazione e quest'idea è venuta fuori tramite una chiacchierata con delle persone che ci dicevano delle cose ben precise, che poi tu dovevi saper decodificare e che te le dicevano anche visualizzandole, vedendole, no? E quindi tu riuscivi a capire. Poi i problemi di pianificazione sono veri, perché tu c'hai un terzo delle stanze sfitte durante tutto l'anno, che fai, no? Un patrimonio immobiliare enorme. Tu c'hai addirittura, di nuovo tornando al turismo, all'economia, delle agenzie immobiliari che sono nate solo per fare questo. Quei centri, oltretutto, alcuni di questi, in particolare Vigna Castrisi, Marittima e Castiglione, tutti e tre frazioni di altri comuni, c'è una particolarità di persone VIP, tipo la Dandini è l'esempio più famoso, che hanno scelto di andare ad abitare lì. Ma come abitano? In una maniera, insomma, sdoppiata, no? Passano quando vogliono, però loro la casa ce l'hanno a Roma, a Milano, dove ce l'hanno, però passano più spesso che una volta l'anno, molto più spesso, investono. Per questo hanno comprato case e fanno delle altre. Allora, questo tipo di popolazione, questa popolazione terza, che noi abbiamo chiamato popolazione ciclica, no? Che è fatta sia di questi ragazzi, di noi stessi che andiamo e veniamo, abbiamo una relazione più forte, ma anche di questi altri soggetti esterni, che però non sono i turisti dell'altra costa, per dire, no? Quelli che vanno a Gallipoli tutti in massa a fare, oppure quelli che vanno un luogo turistico per eccellenza, non so qual è, Sharm el Sheikh, una roba del genere. Non è il turista che vuole prendere tutto, sono già attenti di loro. Poi è vero che sono VIP, un po' mi farebbero antipatia, diciamo, però non è quello. Però intanto noi abbiamo cercato di creare con quelli delle relazioni, che sono delle relazioni sempre basate sui luoghi, sui progetti. Io mi sono fatto l'unica persona poi che siamo riusciti per adesso a intercettare veramente, era un'attrice famosa qualche tempo fa e abita in uno di quei comuni, e io mi sono fatto chiacchierato con lei con la mappa alla mano, e lei conosceva bene i posti, bene i luoghi e sapeva descrivermi alcuni aspetti. Però oggi come oggi, tornando invece alla rigenerazione, non porta a niente se non che la sua presenza, capito? Invece si potrebbe sfruttare. Vabbè, questo poi è il progetto, se volete vi dico pure due cose di questo. È un progetto di rigenerazione territoriale in cui l'idea guida è quella, mettere a valore le connessioni lunghe per potenziare l'infrastrutturazione turistica diffusa sul territorio. E questa cosa qui, cioè questo sito è molto denso di diverse cose, le azioni erano quattro, tra cui c'era il geoblog, sempre mappa aperta, nella sua versione 2-3, insomma, in una versione un po' meno dettagliata di quella che abbiamo visto. E quindi torno a raccontarvi mappa aperta, e su mappa aperta questo qui era diverso, vedete un po' come cose, siccome il territorio era molto più grande abbiamo scelto di interagire con i cittadini tramite i blog layer, ma soltanto in maniera puntuale, le cose che chiedevamo erano molto di più: eventi, affetti, centri estivi, centri invernali, luoghi da valorizzare, punti di forza, punti di debolezza, proposte, forse ne abbiamo messe troppe, qualcuno si è confuso sicuramente, però ci interessava questo discorso che vi ho introdotto, degli eventi ad esempio, dove avvengono, come, io posso spegnere tutto il resto e vedere che cosa mi hanno segnalato. Questo è un lavoro fatto
a braccetto con diverse associazioni del luogo, quindi quantomeno si sono andate a segnare. Qui c'è la Prologo che ti dice io faccio questo, no? La festa della granita. Allora, l'idea è che però su quello nasca un contributo da parte degli altri, perché la cosa che non ho finito di dirvi per quanto riguarda Mappa Aperta è che il giochino come vuole essere, forse ne trovo uno che già ce l'ha in sé, questo aspetto, no? Che qui erano tutti segni, ma niente, del punto di forza, forse c'è qualcosa, voglio da valorizzare, ecco qua, ecco, allora, uno scrive, segnala il luogo da valorizzare, c'è un dolmen, piedi dritti, poi l'altro commenta. Ce ne sono alcuni commenti che se ne sono 8, 9, 10, adesso non mi ricordo, però girando troviamo qualcosa. E quindi in quel caso, chiaramente non sempre, siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che ci avevamo prefissato, cioè aprire una stanza di discussione, ecco perché è un blog layer. Avere una discussione densa su quel tema, che è un tema che hanno tirato fuori loro di nuovo, Ilaria, però inquadrati in una certa griglia, che è quello che ci interessa a noi. Per il PUG ci interessavano quelle quattro cose, per il DPP, per un momento di rigenerazione è stato molto difficile, però ci interessava capire molte altre cose differenti. Una domanda, sì. Gli utenti, chi sono soprattutto? Chi sono stati? In questi due casi sicuramente sono le persone che tu hai già contattato e il cerchio vicino a loro. Mi spiego meglio, tu riesci a raggiungere qualche vecchietto, lo dice ai figli che stanno fuori e loro ci sono. Tu riesci ad andare alle scuole medie, ti racconto quest'altro, arrivi nelle famiglie di tutti, però devi passare dalle scuole medie, non arrivi così, ma questo è un problema di comunicazione in generale. No, questo mi è chiaro, la mia domanda è, sì. Io stessa con la mia età avrei difficoltà ad approcciarmi a un sistema. Lo so. Allora la mia domanda è, in questi comuni in cui soprattutto la popolazione locale è una popolazione, immagino, che ha una certa età, cosa fai tu? Quello che dicevi, no? Fai le interviste, ti fai raccontare, poi le informazioni che raccogli sei tu stesso che le immetti? No, provi a farlo insieme a loro. Noi abbiamo provato, aprivamo uno sportello informativo presso la biblioteca del comune, dicevamo noi siamo lì per due giorni, tanto loro già ci conoscevano, abbiamo fatto passeggiate, altre cose, è difficilissimo. Però loro vengono, si siedono accanto a te, gli fai il profilo, quello forse sì, glielo fai tu, e poi dopo ci giocano. Chiaramente non sono le persone ultra cinquantenni, sessantenni che devono utilizzare molto questo tipo di strumento. Stiamo, come tutti gli strumenti, insomma, un alto contenuto tecnologico, purtroppo paghi uno scarto. Dall'altra parte c'è il problema che quelli giovani invece non partecipano perché hanno mille impegni e quindi rischi di rimanere intrappolati. Beh, ma è una sfida dura, ma è dura anche se non c'è il WebGIS, se fai partecipazione basta, no? Penso tu lo sai. No, la cosa interessante è che in una cosa così forte a livello visivo, per cui per me è chiarissimo quello che accade su quel territorio, nel momento in cui vado a vedere, no, quello che ci stai mostrando, la cosa interessante è che vengano immesse tutti i racconti che tu hai raccolto, per cui la mia domanda è, ma quando tu fai le passeggiate, con le informazioni che raccogli, io dove le trovo, come le trovo? Come capisco le se mettiamo. Il signore di 80 anni pensa che là ci sia un parco piuttosto che... Sì, sì, no, penso di aver capito. Noi questa esperienza del PUG, quella che ho fatto vedere prima, è qui, le abbiamo messe con... Mentre questa l'ha scritta Luca Licchietta, che è uno del luogo, noi le abbiamo inserite, e questa qui invece l'aveva scritta Maria Rosa, ne troverai alcune che sono che si chiamano Kunta Walk. Le ha inserite un profilo, vedete questo che è abbastanza lungo, no? Ecco, Kunta Walk è un profilo nostro di moderatore che fa anche delle domande. Adesso Kunta Walk era Livianna, forse la conosci, no? Che è una che si è fatta le passeggiate insieme a noi, quindi il nome è stato questo, potevamo trovare un nome migliore, va bene, in cui però loro si riconoscono e dialogano, però lei riporta anche spesso delle segnalazioni di persone anziane che poi non ci sono andate, per non perderle. Tu
accedi tu al computer, vedi come funziona lo strumento, lo puoi capire in questo modo qui. È vero, quello va migliorato, però in fin dei conti non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è costruire un sistema di informazioni. E non è semplice, però quello inizia a esserci, perché queste sono informazioni sul verde che tu vedi lì, e queste sono informazioni sui percorsi. Poi dovresti cliccare su ognuno. Noi siamo in una fase rielaborativa di questa operazione qui. Adesso vi faccio vedere invece in Illustrator, tutt'altro linguaggio, come io mi prendo queste robe qui, le faccio diventare uno schema, tiro fuori due o tre temi importanti e a luglio faccio un convegno aperto ai tecnici. Risolviamo questo, ai tecnici e a chi si vuole approcciare. Risolviamo questi problemi. E quindi diventa una mappa, un altro modo di restituire la mappa, che è quello invece schizzo, schema, visione, futuro. Ti posso fare due domande? Sì, pure tre. Una stupidissima. No, no, figurati. Ma la mappa aperte.it. Aperta. Aperta.it, scusa. Ma si riferisce solo alla zona Salento oppure, diciamo, c'è... No, no, noi la vogliamo, abbiamo messo OpenStreetMap proprio per questo. Per quello ti chiedevo. Cioè, se dovunque ce la chiedono, dovunque ce la chiedono, uno dei ragazzi, dei professionisti, Alessio, che ha messo su questa infrastruttura prima di, e contemporaneamente a questo lavoro, lavora per da lontano, stando sempre qui in provincia di Lecce, lavora per Risorse per Roma, che è una delle infrastrutture più grosse che c'è il Comune di Roma, che si occupa quasi esclusivamente di GIS, no? E quindi l'idea è di proporre qualcosa anche lì, che sono molto aperti, hanno esperienze simili, ad esempio il tema della ciclabilità in città è un tema che interessa. Il tema della ciclabilità noi ce lo stiamo pure studiando su Lecce con un'altra realtà che io conosco. Chiaramente dobbiamo affinarlo, insomma, questo modo. Sarebbe bello appunto fare degli itinerari condivisi, per esempio. Certo. Sì, si può anche volgerlo al turismo. No, infatti però, è una stretta connessione. Però, vabbè, guarda, per me è uno strumento che noi l'abbiamo lanciato, possiamo farci quello che vogliamo, le idee, qualsiasi cosa la possiamo mettere a disposizione, anche perché queste sono cose che o le animi oppure stanno lì, cioè non ci interessa più di tanto. Però è chiaro che nasce, ve l'ho detto, come accompagnamento alle politiche territoriali. Il clima, il set, il quadro di riferimento è quello, quindi si ragiona, e poi è quello il contributo, insomma, che potevo dare io principalmente. Poi se su quella piattaforma si vuole innestare un discorso, però è questa la differenza anche con OpenStreetMap, se no non lo facevamo. OpenStreetMap è 10 volte meglio di noi, sono già potenti, no? In questo senso è bello per questo, cioè per quello che risponde a quella cosa lì. Però ad esempio, tornando alla rigenerazione, no? Questo qui che mi diceva Ilaria adesso è uscita, e chi poi c'era, chi l'ha vista, chi non l'ha vista. Allora, molte persone non hanno interagito, di tutte quelle a cui siamo riusciti ad arrivare, non hanno interagito, però guardate qui, queste cosette che si chiamano ambito A, ambito B, ambito C, l'immagine ciclica del territorio era questa, vedi? Molto banale. Però noi così spiegavamo molto meglio di quanto io mi sono sforzato in mille convegni che vi ho raccontato con le parole che ho usato prima, no? Sta popolazione ciclica, una roba all'altra, era difficile da spiegare. In questo modo tu gli davi un'immagine, è banale, eh? Sono due shape, uno grande e uno piccolo, però ognuno si guarda il suo comune e dice: è vero, la relazione che c'è tra l'estate e inverno è questo, questa è la marina, no? Questo è un comune più turistico, questo è un comune meno turistico, Castiglione è quello che cresce di più d'estate, anche se sta più nell'entroterra. Cioè era un'immagine, e vabbè, era semplicemente l'immagine. Invece importante sono stati questi altri. Guardate qui che si apre, no? Non lo vedete questo perché è il centro storico, però se ve li apro tutti e tre, vedete che ci sono degli areali, no? Allora, la rigenerazione che cosa fa principalmente? La rigenerazione definisce degli ambiti di trasformazione. È come se prendesse, è molto pratica, molto operativa. Prende il territorio, no? Un documento, il documento sempre programmatico si chiama di rigenerazione, di PRT, e definisce tra le regole, tra l'idea guida, tra gli sforzi, tra i contatti, perché è molto da innestare discorsi pubblico-privato, anche privato, terzo settore, tutto quello che vuole, definisce però degli ambiti di trasformazione. Quindi dice: guarda che il tuo comune vuole investire qui o lì. Decidiamo però insieme, qui ci sono tutti. Cioè, ci sono tutti, e cliccandoci sopra, a questi, ora vediamo se funziona ancora,
dovrebbe funzionare, per carità. Cliccandoci sopra, ah no, ci arrivi da qui, eccolo, ti spiega che cos'è l'ambito A, immaginate sempre che noi andiamo nei comuni, spieghiamo queste cose, e si apre la schedina dell'intervento A1, questa è un po' statica, il PDF, ci può essere un modo banale anche per riportarlo lì sempre, però ti prende un documento tecnico per definizione, che sta di solito chiuso dentro cassetti, stracassetti, che è un sistema anche di potere, no? Questo me lo dico un po' più a bassa voce, che stiamo in diretta su Bestreaming, però te lo mette lì. Allora le persone, quando hanno capito che cos'è l'ambito A, che sono tutti gli interventi che riguardano il cuore antico della città, quelli arancioni, se li vanno a vedere, e forse hanno voce in capitolo, potevo essere io bravo a costruirgli le condizioni, per decidere quale prima, quale dopo, tra tutti quelli identificati. E questo sull'ambito A, che voglio dire, forse è quello più banale, perché più o meno ti identificano tutti i centri storici e ti dicono facciamo il basolato, il sistema di illuminazione nuovo, una cosa e l'altra. Quando passi invece nella città moderna, no? Perché anche quei territori hanno periferie moderne, e quindi tutto l'aspetto blu, ecco, adesso vi faccio vedere ad esempio proprio Largo San Vito, dove avviene quella cosa particolare della commistione tra diversi aspetti. Eccolo qua, questo è Ortel. Vedete quante segnalazioni su Largo San Vito, no? Tutte del cuore. Dice, è possibile che quello è un luogo del cuore, no? Così, sì, è quello. E quindi tu se vai in B lo trovi, Trice, eccolo qua, B1. E quindi poi qui in questa schedina molto banalmente una persona può anche vedere qual è la visione di trasformazione di quel luogo, non c'è il progetto, però ti fa vedere innanzitutto perimetrato bene tutto il luogo di intervento e ti dice alcune cose, la proprietà pubblica, destinazione d'uso, l'area, tutto quanto. Inizia a essere un linguaggio tecnico questo, su questo ci sarebbe da lavorare, però immaginate voi il dialogo tra questa scheda, che invece è meno tecnico, no? È molto più social. E c'è un linguaggio, e loro qui hanno messo anche delle cose, voglio dire, si caricano delle foto, si possono mettere i link di YouTube, chiaramente, e si inizia a costruire una visione di comunità che dialoga però con quello che ci serve dal punto di vista appunto tecnico, no? Non lo so che cos'altro, e vabbè, insomma, per finire, questa forse è una che mi rende bene l'operazione, vedete un po'. Se non mi fermate io parlo sempre.